Eccovi, inizio a vedere qualcuno di voi arrivare. Benvenuti, benvenuti a questo nuovo episodio di Studium virtuale. Insomma, ve l'ho detto tante volte, vi ho detto tante volte chi sono io, ma se per caso qualcuno avesse avuto questa pazza idea di seguirci da oggi in poi, lo invitiamo a farlo perché è una pazza idea, ma siamo così piuttosto pazzi anche noi in questa lunga, lunga quarantena. Io sono Mattia. Faccio parte dell'associazione di YouRadio e voi state seguendo un nuovo episodio di Virtual Studium, cioè questo ciclo di medaglioni, di perle, di bellezze, insomma, divulgative, riguardo a tutta una serie di temi e tematiche molto molto interessanti, legate al periodo che, non ve lo devo dire io, stiamo sostanzialmente vivendo in queste potrei dire settimane, potrei dire giorni, potremmo dire oramai mesi, perché mi pare che oramai siamo arrivati a una quota pari a 6 settimane, insomma, di quarantena. Studium virtuale sta per compiere un mese, tra l'altro, e l'ospite di oggi che ci ha appena raggiunti, eccolo, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. L'ospite che ci ha appena raggiunti è il professor Bartolini, professor Stefano Bartolini, che ho scoperto a mie spese essere differente dal professor Sandro Bartolini, perché stamattina è stato da me contattato al posto suo, quindi mi scuso se ci sta guardando, perché ha ricevuto il numero sbagliato. Succede anche nelle migliori famiglie. E il titolo è, ma mi ha detto anche che vi capita più volte nella posta elettronica di ricevere mail. Per cui insomma non sarò la prima persona. Siamo tanti Bartolini in Toscana. Bartolini in Toscana. Benissimo, ho trovato il Bartolini sbagliato, ma è collegato con noi il Bartolini giusto, che oggi ci parlerà di una tematica insomma piuttosto interessante. Il titolo è Felicità e infelicità, giusto? Giusto. Sono i rapporti tra sostanzialmente quello che è il benessere personale, grazie a tutti voi che stiate arrivando, quello che è il benessere personale e quello che è insomma il benessere socio-economico di una nazione in un periodo come questo, drammatico possiamo dire per molti versi, e lei denuncia una carenza molto particolare, però lo vedremo insomma mentre il discorso si dipanerà. Prego. Sì, allora, gli studi miei riguardano, sono studi sulla felicità e la felicità è una branca di studi ormai molto importante sia in economia che in tutte le scienze sociali. È una branca di studi nata qualche decennio fa perché si è scoperto vari modi di misurare la felicità della gente, quindi è una scienza quantitativa, questa si basa sulle misure della felicità. Però è qualcosa ovviamente di rilevante perché ci siamo sempre chiesti che cos'è che ci facesse felici o infelici, è una domanda che i filosofi si sono sempre posti fin dall'antichità e ci siamo sempre dovuti affidare alle speculazioni dei filosofi per avere una risposta. Adesso invece possiamo avere delle risposte indagate con metodo scientifico. Quindi è questo il motivo del grande interesse per questi studi. Ci sono già un paio di Nobel a economisti della felicità, quindi insomma sono studi che sono diventati molto rilevanti. E lei mi stava accennando alla faccenda del virus, giusto? È un tema così che ogni tanto si legge, ogni tanto Eh se ne sì, ogni tanto se ne parla. E immagino voglio sapere, una prima cosa che vorrebbe sapere è quale potrebbe essere l'impatto di questa epidemia sul benessere della gente. per esempio. Pesante, molto pesante. E una cosa che gli studi sulla felicità hanno evidenziato è che ci sono tanti fattori che contribuiscono alla felicità della gente, ma ce n'è uno dominante, che è la qualità delle relazioni tra le persone. Tutti questi studi sulla felicità hanno fortemente confermato quello che si sa da altre discipline, cioè che noi siamo un animale profondamente sociale, abbiamo bisogno degli altri a un punto tale che gli altri sono la chiave della nostra felicità e anche della nostra infelicità, nel senso che quando i nostri rapporti sono rarefatti o conflittuali, la gente tende ad essere infelice. Com'è? Ci viene voglia di commettere un omicidio, o siamo infelici, come più pacificamente proponeva lei.
Continui, scusi. Ah, mentre ridacchiamo, mi è venuto in mente così di ricordare anche a chi ci sta seguendo in questo momento che se avete delle domande è il momento di farle, ovviamente legate al tema, per cui so che prima ci hanno chiesto come iscriversi a infermieristica, non lo so, fatele nella barra che vedete lì sotto e poi insomma risponderemo a tempo debito. Per cui chiedeteci pure, chiedete non a me, al professore giustamente, che quindi ci stava appunto dicendo quanto l'uomo sia un politico, un zoo, un animale, da società. Sì, la cosa più pericolosa di tutti per la felicità, per esempio, è la solitudine. La gente che sta veramente sola è la gente povera di relazioni. È un tipo di povertà questo che impatta negativamente la felicità della gente ancora di più della povertà economica. Si sta peggio da sola. Che la povertà economica pure conta, è una brutta bestia pure quella, ma la povertà di relazione è la cosa peggiore di tutti. La gente che sta veramente male sono quelli che sono soli. E da qui a parlare del coronavirus, il passo è piuttosto breve, direi, visto che questa storia artificialmente imposto alla gente di isolamento e di distanze che curiosamente vengono chiamate come viene chiamato? Distanziamento sociale, che non si capisce neanche perché dovrebbe essere distanziamento sociale. Questo è distanziamento fisico in realtà. L'allusione a distanziamento sociale non è molto simpatica e non prelude a sviluppi positivi della faccenda. Quindi, ritornando a questo, ci hanno messi tutti da soli, alcuni più degli altri, nel senso che, beh, per esempio i single, la mia impressione, dalle varie chat, cene online, aperitivi online che in questo periodo stanno pullulando, è che quelli che se la passano veramente male in questo periodo sono quelli che la quarantena la fanno proprio da soli. Nei miei amici noto un certo, noto che la gente se la fa da sola sta peggio, è molto in difficoltà. Insomma, questo non ci dovrebbe sorprendere, lo sappiamo che la solitudine è la cosa per noi. Poi c'è gente magari che la solitudine pure la rimpiange perché stanno in case sovraffollate, piccole e circondate di bambini urlanti che non ne possono più di stare in casa. Insomma, questa storia va dal punto, è destinata ad essere un disastro psichiatrico. Ci sarà un sacco di problemi di depressione, ci saranno un sacco di famiglie che esploderanno, e prevedo un brillantissimo per gli psicologi e gli psichiatri dopo questa emergenza. Prevedo anche un brillantissimo futuro per dietologi, visto che la gente fa altro che mangiare, e anche per gli avvocati divorzisti che si faranno ricchi, perché ovviamente, insomma, molte famiglie esploderanno su questa faccenda. Ecco, ma a parte, diciamo, i commercialisti di queste, così, di queste classi di lavoro, la sua impressione è che qualcuno, insomma, dai piani alti, dalle stanze dei bottoni, si stia prendendo cura di questo rebound, psicologico, psichiatrico da un punto di vista medico, o che sia una buona occasione per tanti, insomma, appunto, di poter dare una mano, però senza effettivamente una guida dall'alto? La mia impressione è che adesso si stia pensando solo all'economia, che la per il dopo intendo, tutte le preoccupazioni che sono al centro, per esempio, dell'azione del governo, mi sembrano tutte preoccupazioni economiche. Ovviamente l'economia ne uscirà molto male da questa storia. Ma si sta fortemente sottovalutando l'emergenza psichiatrica, che sarà fortissima, insisto su questo. Pensi ai bambini. Bambini chiusi in casa per un mese senza aria, senza sole, i bambini avranno problemi grossi da tutta questa faccenda. Pensi al personale medico che per settimane e settimane sarà costretto
a lavorare come a ritmi pazzeschi, dormendo poco, vedendosi la gente che gli muore sotto il naso, senza avere un attimo per fermarsi, guardarsi e guardarsi dentro. Quest'attimo per guardarsi dentro e fermarsi arriverà quando finisce l'emergenza. E ho paura. Prego, prego. Sarà una valanga, sarà insomma una frana emotiva. Io ho paura che un sacco di questa gente, quando si guarderà dentro, ci troverà un sacco di macerie e bisognerà ricostruirla un po'. E non c'è percezione di questo, però. E l'emergenza sembra essere esclusivamente economica, si preoccupano solo di questo. Guardi che questa è una peculiarità italiana, eh? E questo è in giro per il mondo, perché questo virus oramai è una pandemia globale, e in giro per il mondo si stanno invece attuando dei provvedimenti in questo senso, si sta cercando di prevenire o contenere questo fenomeno. Sì, senta, scusi, mi viene in mente una cosa, che lei mi aveva suggerito di mettere l'auricolare. Se è ancora un consiglio valido, lo metto. Io così la invito ancora, però ditemi, insomma, dal pubblico, ci sentite sempre, insomma, dateci un feedback, che noi siamo qui. E allora, anche Marta è convinta di questo. Tra l'altro salutiamo Marta Moschini, che è la nostra animatrice, come lei ama. Mi sente? Eccola, io la sento, e anche Patrizia, no. Anche Iago ci sente, Jacopo ci sentono tutti. Ora mi sente? Io invece, cioè, no, ho dovuto togliere l'auricolare perché ho scoperto in questo momento che è rotto. Ok, andiamo avanti. Non c'è problema, tanto ci sentivano anche prima, quindi... Allora, in altri paesi c'è la piena, una consapevolezza più o meno piena, che questa emergenza è anche psichiatrica e non è soltanto economica, oltre a essere un'emergenza di salute, ovviamente. In Cina hanno praticamente raschiato in tutta la Cina, hanno raccattato in tutti gli psicologi cinesi e psichiatri, ce ne sono pochi, è un paese molto indietro da questo punto di vista, e li hanno spediti a Wuhan. Sono, credo, decine di migliaia di psichiatri. Sanno perfettamente che c'è un'emergenza psichiatrica e lo sapevano anche all'inizio. Infatti istituirono subito una linea di emergenza telefonica per chi aveva bisogno di sostegno psicologico, linea che ovviamente fu intasata pesantemente. E Spagna. Stavo leggendo ieri un articolo su El País, il più importante giornale spagnolo. Sono perfettamente al corrente che c'è un'emergenza psichiatrica tra i bambini in Spagna. Per i bambini stare un mese chiusi in casa significa stare un mese muovendosi poco, soprattutto i bambini hanno case piccole, cioè la maggioranza della gente, il movimento è chiave per i bambini, per il loro equilibrio psicologico, per il loro sviluppo, per il loro... Lo sanno perfettamente in Spagna e stanno mobilitando anche loro le risorse degli psicologi. In Italia non succede assolutamente niente. Questo paese ha un problema enorme di valori. Di valori nel senso di priorità, intendo questo. Guardate come hanno affrontato l'epidemia anche in Italia. Abbiamo chiuso tardi. E abbiamo chiuso tardi, abbiamo fatto giocare delle partite importantissime, piene di gente, alla famosa Atalanta-Valencia a Milano, un detonatore di epidemia, un capolavoro senza pari. Perché abbiamo fatto questo? Perché per l'economia. Avevamo paura che si bloccasse l'economia. Abbiamo un'ossessione economica, della priorità economica in questo paese, che francamente ci fa apparire totalmente arretrati rispetto ad altri paesi che hanno maggiore consapevolezza che non esiste soltanto l'economia. E finché continuiamo a rincorrere soltanto l'economia come priorità, provochiamo un disastro dietro l'altro, perché abbiamo chiuso tardi. Abbiamo un'epidemia gravissima in certe zone, ce l'abbiamo tuttora, troppo sì, perché non avevamo la priorità economica
Al fine per produrre anche un disastro per l'economia, perché la situazione è peggiorata, bisogna stare chiusi più tempo, è una follia. Ora rischiamo esattamente la stessa cosa con la fase 2, quella in cui, o la fase 3, quella in cui usciremo e torneremo alla normalità. Se non capiamo che c'è un'emergenza psichiatrica, va prevenuta, va organizzato il sostegno, rischiamo di avere percentuali di popolazione con depressione cronica, rischiamo di avere in questo paese, perché la gente ne uscirà male e non può essere lasciata sola. Quindi, al solito, la priorità, l'ossessiva esclusione economica che domina questo paese sta producendo un disastro dietro l'altro, alla fine lo produce anche per l'economia stessa. C'è qualcosa che veramente dobbiamo cambiare. Ne approfitto per rivolgere la domanda che Chiara Esmeralda Renzi ci ha appena rivolto. Però noi non siamo stati gli unici nei ritardi, ci sono anche Stati Uniti e Inghilterra. Lei sa qualcosa dei casi di questi due paesi? Perché insomma i ritardi, da un punto di vista strettamente così epidemiologico, sono sotto gli occhi di tutti. Il mondo anglofono si sta muovendo su da un punto di vista psicologico, che lei sappia? No, che io sia negli Stati Uniti assolutamente no, non c'è proprio questa mentalità, non esiste, il sistema sanitario pubblico è piccolo, quindi non accadrà assolutamente niente. Gli americani verranno abbandonati in questa emergenza come sono abbandonati in qualunque emergenza. Pensi a quello che è successo a New Orleans qualche anno fa, te la dovevi cavare da solo, non aveva organizzato niente il settore pubblico, praticamente code di macchine infinite scappano dalla città, chi poteva scappava e chi non poteva è rimasto intrappolato lì. E quindi in America niente, in Inghilterra non so che cosa stanno facendo, ma leggo parecchia stampa inglese, non ho visto niente su questo. È molto significativo che i tre paesi che hanno agito più tardi siano Stati Uniti, Italia e Gran Bretagna, più tardi rispetto alla diffusione dell'epidemia. È significativo perché sono i paesi dove la priorità economica è più ossessiva. Certo. E l'ossessione per il PIL e per l'economia è molto di stampo anglosassone ed è trascinata in Italia per un motivo di contagio culturale. Noi siamo un paese culturalmente colonizzato da questi paesi qui e ne prendiamo tutti i difetti. Amiamo questo nostro aspetto vagamente provinciale rispetto al mondo, così, al mondo anglofono e anglosassone. Già che siamo in vena di domande dal pubblico con furore, ho qui una domanda del dottor Funk. Ciao, che ci chiede, in questo momento cosa dire della crescita difensiva? La crescita difensiva, intanto spieghiamo cos'è perché la gente non lo saprà. Tutte le volte che noi... faccio un esempio. Allora, il punto è questo: noi per difenderci dal degrado di quello che abbiamo in comune dobbiamo spendere e per questo aumentiamo il PIL. Vi faccio un esempio: se la città dove vivete diventa troppo pericolosa per uscire la sera, vi passate le serate a casa e per passare piacevole vi riempite la casa di home entertainment, la mega TV a schermo piatto, TV via cavo, PlayStation e tutta questa roba. Abbiamo trasformato le nostre case in sale cinematografiche, eccetera, no? Lo home entertainment è costoso, una città vivibile è gratis. I soldi sostituiscono in tantissime occasioni quello che non possiamo più fare gratis. Pensate agli anziani, buon esempio in questo periodo. Io abito a Firenze, quando negli anni 80 a Firenze, quando un vecchietto era solo e malandato, c'era un quartiere intero che si prendeva cura di lui, gli passavano a fare la spesa, lo passavano a trovare, nessuno si sentiva solo. Adesso il tessuto sociale dei quartieri non c'è più, ci vuole la badante o la casa di riposo. La casa di riposo e la badante sono costose, il tessuto sociale è gratis. E tutto questo vale anche per l'ambiente, no? Se il mare vicino a casa nostra diventa troppo inquinato per fare il bagno, ci compriamo un biglietto per il paradiso tropicale. Vero.
Il mare vicino a casa è gratis, il paradiso tropicale no. Quindi i soldi ci servono tutte le volte che ci dobbiamo difendere dal degrado di qualcosa che avevamo in comune, l'ambiente o le relazioni. E, questo meccanismo si sta ripetendo con il coronavirus. Allora, intanto, punto di partenza. Come nascono queste epidemie? Queste epidemie, il coronavirus è un virus che è passato dagli animali all'uomo, si è adattato per passare dagli animali all'uomo. Questo tipo di passaggi sono tanto più probabili quanto più siamo promiscui e mescolati con l'ambiente selvaggio. Dato che deforestiamo continuamente, ci stiamo contaminando molto fortemente con gli ambienti selvaggi e con virus che se ne erano sempre rimasti nelle foreste e che invece si stanno adattando per passare all'uomo. Quindi c'è un problema ambientale alla radice di tutti questi, alla radice di queste epidemie e di perché è bene che sappiate che si sapeva che sarebbe successa una cosa di questo genere, tutti lo sapevano, era stato scritto in tutte le maniere, anche con dettagli che sono molto vicini poi al modus operandi del coronavirus. Qui si sapeva perché le condizioni sono tali che questo sarebbe successo, ci mescoliamo sempre più ad ambienti selvaggi che si restringono, si ritirano, cercano uno sbocco, si contaminano con gli umani e inoltre siamo in un mondo globalizzato in cui le epidemie si espandono rapidamente perché viaggiamo e ci mescoliamo continuamente. Quindi si sapeva che tutto questo sarebbe successo. E, cosa accadrà adesso? Adesso cambierà profondamente. Pensi per esempio al modo di lavorare. Adesso nelle imprese dovremo avere separé, procedure di sicurezza, sanificazione, distanziamento tra i lavoratori, i ristoranti dovranno dimezzare o di più i posti che hanno perché bisogna stare distanti, separé, gel per le mani, sanificazione continua degli ambienti, tutte queste sospese. Che le imprese difendersi da cosa? Per difendersi dalle conseguenze di un disastro ambientale che è la deforestazione. Di nuovo, la distruzione degli ambienti, dell'ambiente naturale ci costringe a spendere. E in questo modo è crescita difensiva. Qual è il retroeffetto della crescita difensiva? Perché la crescita aumenta il PIL, per produrre di più dobbiamo andare a deforestare di più e retroalimentiamo il meccanismo, ci costringerà a spendere ancora di più. Mi sta spiegando? Sì, certo, un meccanismo malato alla fine, perché per avere di più si produce di più, si cerca di più, si depresta di più e si aumenta il numero di cause che portano all'aumento di queste spese. Retroalimentando il meccanismo, bisogna non entrare in questo tipo di meccanismi perché alla fine ci distruggono queste cose qui, diventa una rincorsa continua in cui lavoriamo come pazzi, produciamo come pazzi per riparare ai danni che abbiamo prodotto noi, non è tanto intelligente. Produciamo come pazzi e non ci occupiamo molto spesso, tornando al tema di questa nostra puntata, della felicità. Ritornando quindi a quanto ci diceva prima dell'impatto che questo avrà sul tessuto sociale, sugli individui, così le farò una domanda che le sembrerà banale. Se dopodomani, insomma, lei fosse uno di questi professoroni contattati dal governo Conte per tirare su le sorti del nostro paese e le venisse chiesto di pensare ad una task force per il problema felicità sul modello, così diciamo, orientale, cosa proporrebbe? Guardi, di sicuro non proporrei di mettere la fase 2 in mano a un imprenditore, che è stata l'idea di Conte, perché ovviamente è nei presupposti di quello che le sto dicendo, che non sono proprio gli imprenditori che devono rimodellare il mondo, non sono proprio loro. Quindi avrei un approccio completamente diverso in cui cercherei di dare delle priorità che non siano soltanto priorità economiche e poi di uscire da questa situazione cercando di costruire un sistema economico che sia sostenibile, perché se l'uscita da questa situazione è che si spende di più per difendersi dal coronavirus, che ci costringerà a deforestare di più e via e via e via, beh, quindi io coinvolgerei un range di competenze
molto più vasto e molto meno dominato dall'economia. Quindi coinvolgerei sociologi, psicologi, scienziati naturali, sociologi, ma ce ne so parecchi, diciamo, che si intendano di benessere e di felicità. Quelli che spesso se ne intende a meno sono gli imprenditori. Certo. Sì, l'abbiamo constatato, quindi vista la spirale in cui rischiamo di cadere. Per cui, come ci suggerisce, ho perso il tuo nome, Simone, dunque una legislazione che possa evitare una recidività nel senso della scarsa attenzione all'ambiente da un lato naturale e quindi anche alla scarsa attenzione anche all'ambiente sociale, psicologico, diffuso. Insomma, qualcosa che ci dia gli strumenti per rispondere alle prossime eventuali, possibili, probabili, future pandemie. Io sono molto d'accordo con quello che dice Simone, che implicitamente associa l'ambiente e la qualità sociale, che infatti sono beni comuni, cioè hanno questo in comune, ha ragione lui. Sono due facce della stessa medaglia il fatto di non preoccuparsi dell'ambiente e non preoccuparsi della qualità sociale, non preoccuparsi della felicità. Sono tutte facce della stessa medaglia, che è l'ossessione economica del nostro mondo. Ripeto, l'ossessione economica del nostro mondo sta finendo per distruggere anche l'economia. E, non si riesce. Assurdo. È un paradosso, sembra assurdo. È un paradosso, ma d'altra parte la storia che il capitalismo avesse dei meccanismi autodistruttivi è un'idea molto vecchia, ce l'aveva anche Carlino Marx, cioè, erano diversi, ce l'aveva. Certo, non è vero. Bene, quindi come modello virtuoso per cui possiamo pensare, diciamo, di spostarci verso questo côté asiatico e pensare di poter dare un supporto psicologico più diffuso, più capillare, ed è una cosa che va fatta subito, cioè il momento è adesso. Va programmata, va organizzata, perché se no ci troviamo a rincorrere l'emergenza psichiatrica esattamente come ci siamo trovati a rincorrere l'emergenza sanitaria, perché ci siamo mossi tardi, perché non ci siamo organizzati. Insomma, alla fine tutta questa storia avrà anche qualche effetto positivo, perché noi con le epidemie rispetto agli asiatici siamo in una situazione di imbarazzante arretratezza. Gli asiatici sono abituati a portare le mascherine, a portare i guanti. Noti una cosa, io l'ho vissuta questa cosa recentemente, perché sono stato 3 mesi in Giappone poco prima del coronavirus. Una cosa che mi colpì tantissimo è scoprire che i giapponesi non portano le mascherine per non farsi contagiare, portano le mascherine per non contagiare, portano... È una forma di rispetto per gli altri. Le mascherine che portano tutti, quasi tutti, sono per non contagiare gli altri, e se le mettono d'inverno normalmente le portano spesso per attaccare l'influenza alle altre persone. Io sono stato prima del coronavirus, sono tornato in Italia 1 mese prima dell'esplosione dell'epidemia, ed era normale per loro, normale lavarsi le mani accuratamente, gel disinfettanti. Tutte queste precauzioni presuppongono una collaborazione molto estesa da parte della popolazione, una responsabilizzazione forte da parte della gente, una consapevolezza, perché anche le mascherine vanno sapute usare, va saputo usare tutto, non è semplicissimo. E noi eravamo in una condizione di arretratezza veramente imbarazzante su tutto questo rispetto a loro, però tutto questo ci avrà fatto fare un salto di qualità, perché ora siamo consapevoli e sono convinto che la gente le mascherine le userà anche qua, userà anche guanti, ci starà attenta, e che tutto questo ci sarà molto utile quando risuccederà. Perché anche se trovassimo un vaccino per il coronavirus, cosa che non è affatto sicura secondo me, ma anche se lo troviamo e ne arriverà un'altra di queste epidemie prima o poi, insomma è molto utile questo tipo di apprendimento, ci sta tirando fuori anche un po' da quella mentalità di dipendenza della nostra salute dalla medicina, il governo, i poteri, il sistema sanitario. Siamo anche noi i protagonisti della nostra salute. E la,
La sconfitta del coronavirus, il contenimento dell'epidemia passa per un coinvolgimento della gente, passa per il fatto che ognuno faccia la sua parte. E la sua parte non è stare sul divano in casa, a questo punto la sua parte deve andare fuori con delle precauzioni. Certo. Bene, quindi per tirare un po' le conclusioni, perché qui la notte vola e il pomeriggio incalza, ci chiedono quindi perché si parla dunque di economia che è dunque strettamente collegata al tema della felicità? La risposta direi che è sì. E si può parlare di economia, di felicità senza parlare di economia? Mi sembra di sì. La prendiamo però da due punti di vista diversi. Allora, domanda interessante. La felicità dipende da varie cose. Una è anche l'economia, nel senso del reddito che guadagniamo, perché povertà è un problema serio dal punto di vista del benessere. Cioè, la gente arriva a fine mese, ha problemi di stress, eccetera. Insomma, quindi dà un contributo negativo alla povertà. Poi ci sono tanti fattori che non c'entrano niente con l'economia. E ci sono altri fattori che vengono danneggiati dall'economia e che sono importanti, come per esempio la qualità dell'ambiente, che è un'altra cosa molto importante per la felicità della gente. Gli studi dell'impatto del verde sulla felicità della gente danno risultati impressionanti, benché l'impatto sia ampiamente inconscio dello stare nel verde sul benessere, è molto forte ed è duraturo. Ci sono tanti fattori, anche che non c'entra niente con l'economia, oppure che vengano proprio danneggiati dall'economia. Certo, per cui insomma vedo domande affollarsi e vi chiedo scusa perché il nostro tempo sta veramente scadendo, per cui le chiedo proprio l'ultima, insomma, da cui le invito a essere veramente breve. Se nasce da un problema ambientale, come mai i virus del tipo corona nascono sempre in Cina? Non so se lei è in grado di rispondere, però non so se questa è la sua. La Cina è un esempio estremo di antropizzazione, nel senso di forte pressione umana sull'ambiente, anche semplicemente per il fatto che i cinesi sono 1,4 miliardi, quindi la pressione antropica è estremamente forte, la deforestazione è estremamente forte, è un paese con problemi ambientali gravissimi, Pechino è probabilmente la città più inquinata del mondo. E quindi non è che c'è da me un'industria terrificante che distrugge tutto, estremamente inquinante, non è che ci sia tanto da meravigliarsi che il problema venga fuori proprio da lì, ecco. Poi si parla anche di legami appunto con l'inquinamento atmosferico e dunque insomma mi sembra che si possano tessere dei pensieri interessanti. Chiudendo, se volesse consigliare, adesso che hanno riaperto le librerie, posto notoriamente mai affollato, dunque insomma mossa saggia, se volesse invece riaffollare le librerie con la mascherina perché l'abbiamo imparato, e volesse consigliarci insomma qualche testo da leggere in questi giorni che ci separano dal nostro reingresso in società, cosa sarebbe? Sussiglio? Senti, io sto leggendo un libro di Wallace che è un inglese che aveva previsto tutto. Tutta questa epidemia la prevede nei dettagli, però il libro è in inglese, quindi non saprei proprio se Ah, okay. consigliarlo. Non sono tutti anglofoni, infatti domani seguiranno alle 18 la nostra puntata di International Virtual Studium con Chiara Mocenni, quindi siete tutti invitati domani. Per cui può anche Grazie. suggerire il titolo. Il fatto è che il titolo non me lo ricordo, però insomma, epidemie, se uno googla epidemie Wallace lo trova subito. Perfetto, allora le fanno i complimenti per il suo manifesto della felicità, sempre Chiara e Esmeralda Renzi. Grazie. Grazie Chiara perché o Esmeralda perché ci segui sempre. E bene, per cui andiamo a googolarci questo titolo, lo troverete sulla pagina di Usina Campus. Se lei non ha altri consigli, io insomma la saluterei. Grazie tante, allora, buon proseguimento a tutti. Grazie a lei davvero per questo suo intervento. Grazie a tutti e noi ci rivediamo insomma nei prossimi, da domani, nei prossimi giorni, sempre su questi schermi. Buona serata a tutti. Buonasera.